Buonasera a tutti ragazzi, Doc Andrea Rebic, sono assente da un po' di tempo, ma questa sera ho fatto una cena con colleghi, colleghe simpaticissimi, simpaticissime, e mi hanno spinto perché diciamo ho avuto dei feedback recentemente non proprio positivi, e poi fondamentalmente lavoro, non ho nessun tipo di veleità per voler per forza continuare a fare lo youtuber, per cui questa sera sono qua solamente perché ho sempre il mio, non si vede, ma qua sotto ho il, lo faccio vedere perché sennò poi uno dice non è vero, non ce l'hai, ora lo scopro perché l'ho messo sotto la manica, il mio caro e amato sensore, si intravede, che mi consente ormai di aver raccolto su di me, per non parlare di altri, una tonnellata di dati. Allora stasera vi dico, e se siete interessati poi per i miei ve lo mando direttamente su WhatsApp, ragazzi, così non ci rompiamo le scatole, ho tutti i profili degli ultime 3 settimane praticamente, dove sperimento di tutto. Stasera indiano, e poi dopo una voluta sosta da qualsiasi forma da alcol, quindi solo acqua e tisane, dopo non mi ricordo perché non è che tenga il conto, però forse 3 settimane di noia mortale, però lo dico sempre un po' ridendo, anche depurativa, stasera ho anche bevuto, e quindi serata a base di gamberi, di agnello, di pollo, quindi proteine c'erano, ma c'erano anche quelle che erano delle crostine, come hanno detto loro, di ceci, di lenticchie, piuttosto che, e ho sentito anche dei gusti dolci. Bene, la glicemia adesso a distanza di 1 ora e mezza è di 96, la glicemia media di oggi è di 76, la glicata di 4,1. Questo ve lo dico, ma solamente perché appunto colleghi e amici mi hanno spinto a farlo, non rinnego nulla, ma la scienza va avanti e il dibattito è continuo, quindi diciamo non è un rinnegare, è una variazione sul tema. Quindi se noi vogliamo poi parlare di reazioni individuali ci stiamo 2 ore, ma vi posso dire che il 90% delle persone non mangia cioccolata, parliamo di fondente genericamente dal 70% in su, ma si può fare in piccole percentuali anche con la Nutella, quando poi la maggior parte di noi ha una risposta glicemica fantastica alla cioccolata, soprattutto nelle solite, con i soliti criteri di mangiare prima proteine soprattutto con grassi, e poi semmai dolci, zuccheri, molto importante la voce zuccheri. Questo è un po' un video che mi hanno spinto a farlo gli amici, quindi non è una, neanche perché non ritengo di dovermi scusare con nessuno, e se qualcuno si è sentito urtato dalla mia voluta assenza da YouTube o dai social, mi dispiace, fatemene la ragione, io sono libero, sono un medico, ho i miei pazienti, ho il mio lavoro, e molti di voi mi danno una grande soddisfazione, molti di voi, devo dire che gli americani dicono pain in the ass, e rendono particolarmente l'attenzione perché siete menosi, ma lo dico perché qualcuno è uno stimolo positivo, qualcuno no. Non è, ripeto, questo un volta faccia, una volta cheto, è un'evoluzione, se poi vogliamo rimanere fermi, o se qualcuno vuole rimanere fermo sulle proprie convinzioni per tutta la vita, ma siamo tutti liberi di fare quello che vogliamo. Vi posso dire i dati che ho raccolto e le conclusioni che posso trarre su di me, così parlo per me, non coinvolgo nessuno che poi magari non voglia essere coinvolto, comunque ho un sacco di amici che possono confermare, qualcuno ha ovviamente le proprie reazioni individuali, a risposta a, però ripeto, fondamentale, non esiste, a maggior ragione l'abbiamo sempre detto da un po' di tempo che lo diciamo, non esiste una dieta universale, esiste la dieta per te, devi vedere come reagisci all'organismo, quindi testatevi ragazzi, e questo ci tengo proprio a dirlo come medico, testatevi e guardate la vostra reazione, la vostra reattività insulinica al cibo, al singolo cibo, perché non crederete ai vostri occhi e capirete che avete sempre agito sulla base di preconcetti che noi del settore, noi medici, nutrizionisti, esperti, vi raccontiamo, ma che poi sono nozioni che hanno i loro limiti,
Con questo ho detto fin troppo e che dire, auguro a tutti una buona serata e a quelli che mi vogliono bene auguro un abbraccio, ma anche agli altri, chi se ne frega. Ciao, a presto, Doc Andrea Rebic, buona serata a tutti.